L'undicesima edizione dell'Italian Body Painting Festival verrà ricordata soprattutto per il numero record degli iscritti, non solo degli artisti ma anche dei fotografi, tra le novità assolute, riconferme e servizi televisivi su canali nazionali. La giuria era formata dalla campionessa in carica, pennello e spugna, Silvia Vitali, dalla campionessa del 2014, Marilena Censi, e dall'artista fotografa Alessandra Salardi Tommasoli, e dal direttore del settimanale Donna al Top, Paolo Mancini. A loro il compito di proclamare i quattro vincitori della categoria professionistica e amatoriale Body Painting. Sabato 4 giugno, due le categorie in gara, Body Painting, categoria professionistica, e Body Painting amatoriale. Domenica 5 giugno, tre le categorie in gara, Face Painting, effetti speciali ed aerografo. Sabato 4 giugno è stata proclamata campione italiano 2016 Marzia Bedeschi di Noventa Vicentina, con assistente Elena Bettanello di Montebelluna e modella Sofia Checchi. Posto d'onore per Lucia Postacchini di Fermo, nelle Marche, con assistente la compaesana Ermana Seccaccini e modella Michela Luciani. Terzo posto per Barbara Passerini di Cento, con assistente Francesca Fiorini di Traona e modella Valentina Giovinetti. In quella dedicata agli amatori body painting, prima classificata la padovana Edda Polanzan, con assistente Maurizia Renes, sempre di Padova, e modella Linda Salvato. Secondo posto per Emma Camputaro di Rimini, con assistente Ottorina Danese di Monteforte d'Alpone Verona e modella Linda Crocetta. Terzo gradino per Alessia Bosa di Pove del Grappa, con assistente Manuela Todesco di Solagna e modella Alina Maria Hotar. Domenica 5 giugno nella categoria Face Painting, campionessa italiana è Andrea Gosio di Cividade, Camuno, con la modella Simona Serpellini. Secondo posto per Elena Bettanello di Montebelluna, con la modella Sofia Checchi. Terzo gradino per Francesca Cavicchio, con la modella Veronica Calini. Nella categoria aerografe si è confermata campionessa italiana la romana Francesca Tarricciotti, con assistente Tiziana La Monica di Lido di Camaiore e modella Michela Maridati. Seconda classificata Lucia Postacchini di Fermo nelle Marche, con assistente la conterranea Ermanna Seccaccini, modella Azzurra Furgeri. Terzo posto per Alla Krasnova di Brescia, con assistente Cristina Capobianco di Torino e la modella Napoli. Nella più spettacolare degli effetti speciali, la campionessa italiana è risultata Gloria Bordin di Montagnana, con assistente Andrea Maggiolo e modella Diana Verona. Secondo posto per la catanese di Riposto, Giovanna Patanè, con assistente Simona Stella di Catania e modella Chiara Mattiello. Podio più basso per Manuela Giorgino di Ceriale, con assistente Alessandra Lilli di Roma e modella Elisabetta Luciani. Premio per la miglior performance è andata a Roberta Gazzetto. Come ha sottolineato il produttore del festival Enrico Bianchini, l'evento si può considerare la Sanremo dei corpi dipinti, grazie anche al Body Paintings Friends. Importanti gli enti di questo festival. Ricordiamo l'amministrazione comunale di Bardolino, Bardolino Top, provincia di Verona, Regione Veneto, Consorzio Garda Veneto. Tra i partner ricordiamo Verona Report, AGSM, Amia, Galvani Trading, Gardaland, Parco Giardino Sicurtà e Hollywood Dance Club.
Da Bardolino è tutto, ci vediamo a settembre con l'ormai collaudata rubrica di body painting per conoscere da vicino painter e modelle. Un caro saluto da Nadia.